alle nostre tribune elettorali dedicate alle amministrative del 6 e 7 giugno, come disposto dalla Commissione di parlamentari di vigilanza sulla RAI, questo ciclo di trasmissioni è dedicato ai rappresentanti delle liste per il Consiglio Comunale e ai candidati a sindaco. Oggi parliamo di Acireale e cominciamo proprio dai rappresentanti delle liste che vi presento subito. Giuseppe Calì, il Popolo della Libertà. Io comincerei subito quindi con i nostri ospiti chiedendo loro qual è il loro programma per questo nuovo Consiglio Comunale che si va ad eleggere. Giuseppe Calì, il Popolo della Libertà, invece qual è il programma per il Consiglio Comunale? Beh, sicuramente è quello di tracciare una linea di continuità con ciò che è stato fatto e quello che ancora deve essere fatto. Tanto in questi anni abbiamo costruito in Acireale, Acireale è stato un cantiere aperto in ogni frazione, in ogni parte del centro storico. Bene, Acireale merita ancora di proseguire in questo cammino di riqualificazione complessiva della propria terra e soprattutto creando sempre nuove opportunità per i nostri giovani, nuove opportunità soprattutto in ambito turistico ricettivo, perché non possiamo scordare che Acireale possiede delle doti e delle peculiarità che tutti ci invidiano e sicuramente questa qua deve essere al centro di una ancora più folta opera di riqualificazione. Bene, abbiamo costruito tanto, abbiamo dato dei segnali forti alla città, tanto è cambiato e sicuramente l'obiettivo del Popolo della Libertà è quello di poter proseguire in questo virtuoso cammino che porterà alla città finalmente ciò che la città merita e ciò che la città si aspetta, perché grazie all'amministrazione Garozzo finalmente oggi il Carnevale è una manifestazione a livello nazionale, finalmente possediamo una cittadella del Carnevale, finalmente le nostre strade hanno riacquistato quella bellezza storica che per troppi anni purtroppo era stata persa. Grazie Stefano.